Io non voglio teorizzare, ma è comunque il tipo di cinema che a me personalmente piace di più. Il cinema che riesce a mettere la lente sui problemi, la realtà dell'uomo. E riesce alle volte a metterla con un certo affetto, che per quello che mi riguarda è sempre in funzione della durezza della condizione umana. Gillo è l'unico, credo, regista che ha guardato al mondo, sempre. Guardava in maniera molto umana, molto forte, a quelli che sono i problemi del mondo, alla Shoah, alla decolonizzazione e di nuovo alla decolonizzazione e alla ribellione dei popoli. Ed è questa, secondo me, la sua caratteristica, cioè era in questo senso un vero ebreo errante.